Dopo la presa di posizione del governo regionale si attende l'ok di Roma allo stato di emergenza. La deputazione forzista fa pressing su Palazzo Chigi chiedendo al governo il massimo impegno. Un regolamento condiviso che porti una boccata di ossigeno per tanti imprenditori al lavoro, giunta e consiglio. La proposta targata Sicilia Futura in discussione nelle prossime sedute della Commissione Bilancio. Resteranno in carica per soli 45 giorni i commissari nominati ieri dall'assessore Ruggero Razza. Presto le nomine dei nuovi direttori generali, intanto la ganga al Policlinico e Costantino all'ASP. Due arresti e un sequestro di marijuana per la Guardia di Finanza che ieri, grazie al fiuto dei cani saredendi e agli imbarcaderi, ha intercettato due corrieri della droga. Viaggiavano con al seguito oltre 6 kg di marijuana. Il Messina ha comunicato che sarà l'ex direttore sportivo di Acireale Palmese, Salvatore Castorina, ad affiancare Adriano Polenta. Tutti a disposizione del tecnico Pietro Infantino in vista del derby contro l'Igea Virtus.